Salve a tutti ragazzi, e come sempre qui ci sono per voi Fabio Martorelli e Valentino Di Bernardino, e questa è la seconda di tre parti sulle cinghie e catene. Pronti per il conto alla rovescia? 3, 2, 1, via! Le cinghie le possiamo dividere in due macrotipi, quelle di tipo convenzionali e sincrone. Quelle di tipo convenzionali trasmettono il moto grazie all'aderenza tra la cinghia e la puleggia. Per far sì che la cinghia non scivoli sulle pulegge, ma ne segua il movimento, garantendone il giusto attrito, bisogna precaricarla, cioè, appena montata, bisogna dargli una giusta tensione di partenza. Si dividono in cinghie piatte, trapezoidali e polibù. Le cinghie piatte hanno una sezione rettangolare, molto appiattita, larga e sottile, solitamente tra 3 e 5 mm. Possono essere fatte in gomma, cuoio, resine e tessili. Le pulegge hanno una faccia esterna liscia su cui appoggia la cinghia e, in almeno una delle due, solitamente quella motrice, è leggermente bombata per permettere l'autocentratura della cinghia impedendone la caduta. Poiché le cinghie piatte sono estremamente flessibili, oltre alle trasmissioni tradizionali si possono realizzare trasmissioni anche con cinghie incrociate e pulegge ortogonali. Alcune volte nel sistema può essere installato un dendicinghia, che aiuta a mantenere pressoché costante la tensione, compensando il deterioramento e quindi l'allungamento. Per quanto riguarda la loro designazione, non hanno un vero e proprio codice, ma vengono catalogate in base alla dimensione. Ad esempio, 860x70 vuol dire che abbiamo una cinghia piatta di lunghezza di 860 mm e larghezza di 70 mm. Le norme Uniso ci possono illustrare in delle tabelle le dimensioni dell'interasse, cioè la distanza tra una puleggia e l'altra, e le dimensioni del diametro delle pulegge, ottimali per ogni situazione di carico e velocità di rotazione. I vantaggi di questo tipo di cinghia sono: costo di montaggio o sostituzione relativamente basso, facilità di montaggio, possibilità di trasmettere potenza anche a grandi distanze, cioè a grandi interassi, e l'elevata elasticità, cioè la possibilità di assorbire brusche variazioni di coppia. Qui abbiamo un esempio di cinghia piatta fatta in gomma. Come detto prima, ha una sezione rettangolare, molto piatta e larga. È molto elastica e la parte che appoggia sulle pulegge è liscia. In questo caso, per simulare due pulegge, abbiamo usato due chiavi a bussola. Le configurazioni sono la tradizionale, l'ortogonale e l'incrociata. L'altro tipo di cinghie convenzionali, cioè le trapezoidali, hanno una sezione a forma di trapezoidale e trasmettono il moto grazie all'aderenza sui fianchi delle gole ricavate nelle pulegge. La velocità massima di impiego consigliata è di circa 30 metri al secondo. Sono costituite da un involucro di tessuto gommato resistente all'usura, un nucleo centrale in fibre sintetiche resistente allo sforzo di trazione e strati di gomma elastica, soggetti a trazione e compressione, che trattengono il nucleo. Questo tipo di cinghie vengono designate indicando la lettera che le contraddistingue, seguita dalla lunghezza di riferimento espressa in millimetri. Ogni lettera corrisponde a diverse dimensioni della sezione, che noi possiamo trovare nelle tabelle Uniso per le cinghie. Ad esempio, le trasmissioni per applicazioni industriali si possono realizzare con cinghie convenzionali di tipo Y, Z, A, B, C, D, E, F, oppure con cinghie a sezione stretta di tipo SPZ, SPA, SPB, SPC, oppure 3V, 5V e 8V. Un esempio che possiamo fare è quello di una cinghia trapezoidale con questa sigla. C1550. C, come detto prima, corrisponde alla dimensione della sezione e noi le troviamo nelle tabelle. 1550 invece è la lunghezza totale della cinghia misurata in millimetri. L'ultimo parametro geometrico che possiamo dire è che le cinghie trapezoidali hanno un angolo che corrisponde a 40 gradi, mentre le pulegge hanno un angolo che varia tra 34 e 38 gradi. Pertanto la cinghia, quando viene posizionata e pretensionata, lavora in compressione. Grazie a questa tipologia di cinghia si ha minor slittamento tra la cinghia e la puleggia, minor rumore e la possibilità di realizzare grandi rapporti di trasmissione, cioè una ruota motrice molto più piccola della condotta. Un'altra cosa che si può fare per migliorare la resa, ma con costi più elevati, è mettere le cinghie trapezoidali in parallelo e alloggiarle in opportune pulegge. Questa è una cinghia trapezoidale che abbiamo tagliato per farvela vedere meglio. Come potete vedere, ha una sezione a forma di trapezoidale. L'aderenza avviene sui fianchi, lavorando in compressione. I denti che vedete non sono realizzati per ingranare, bensì per seguire meglio la curvatura nelle piccole pulegge.
L'ultimo tipo di cinghie convenzionali che andiamo a vedere sono le polibù. Esse risultano molto flessibili per il loro ridotto spessore e quindi hanno la possibilità di avvolgersi su pulegge con piccoli diametri. Ne consegue una riduzione degli ingombri e la possibilità di ottenere elevati rapporti di trasmissione. Strutturalmente è composta da gomma con inserti di fili di nylon, ma è caratterizzata da un profilo piatto e internamente da un numero multiplo di incavi e denti longitudinali a forma di V, numero che negli impieghi più comuni va da 3 a 7 e può arrivare fino a 12. La trasmissione di potenza avviene per attrito e l'aderenza è favorita dall'effetto cuneo. Infatti il vantaggio di avere gli incavi è che si ha più superficie di appoggio sulla puleggia. Proprio per questo motivo sta sempre più sostituendo le cinghie trapezoidali nei motori endotermici e nei più svariati macchinari. Per quanto riguarda la designazione, esse vengono suddivise in 5 lettere che corrispondono a 5 dimensioni diverse: H, J, K, L ed M, che noi possiamo trovare nelle tabelle Uniso per le cinghie. Prima di ogni lettera viene aggiunta la lettera P. Ad esempio, se noi avessimo una cinghia con questa sigla, PJ1200, vuol dire che abbiamo una cinghia poli-V di tipo J di lunghezza totale di 1200 mm. I principali vantaggi nell'utilizzo delle poli-V sono una trasmissione molto silenziosa, grandi velocità periferiche ammesse fino a 80 metri al secondo, ciò vuol dire che la puleggia può girare molto velocemente senza che la cinghia scivoli, e infine, come detto prima da Fabio, l'utilizzo anche di puleggia di piccolo diametro, ciò vuol dire che si ha una grande riduzione di peso e ingombri. Questa è una cinghia poli-V che, come detto prima, grazie al suo ridotto spessore può avvolgersi su pulegge di piccoli diametri. Questo modello ha 10 denti e, poggiandosi sulla puleggia, si può vedere che viene sfruttata più superficie d'appoggio rispetto alle trapezoidali, contando tutti i denti. Il secondo macrotipo di cinghie, come detto inizialmente, sono le sincrone. Le sincrone lavorano per ingranamento dei denti della cinghia con i corrispondenti denti della puleggia e non per attrito come quelle convenzionali. Proprio per questo motivo trasmettono il moto sempre senza scivolamenti e teoricamente non richiedono un pretensionamento iniziale. Esse rappresentano il più moderno ed efficiente sistema di trasmissione del motore rotatorio. Racchiudono in sé i vantaggi delle trasmissioni a catena, ad ingranaggio e di quelle ad organi flessibili. Dal punto di vista strutturale, nelle cinghie sincrone si possono individuare tre elementi. Il primo è l'inserto resistente, che costituisce l'anima della cinghia e sopporta interamente i carichi. È composto da un materiale che ha elevato carico di rottura, spiccata resistenza alle sollecitazioni ripetute e inestensibilità. Il secondo elemento è il corpo della cinghia, che insieme ai denti alloggiano l'inserto resistente ed è fatto per lo più in gomma di tipo cloroprenico. Il terzo elemento è il rivestimento dei denti ed è fatto di uno speciale tessuto di nylon ancorato fortemente al corpo della cinghia. Questa tipologia di cinghia viene contraddistinta dalla lettera designante il tipo, preceduta e seguita da numeri, cioè lunghezza primitiva, tipo e larghezza. La lunghezza primitiva è la lunghezza totale della cinghia misurata appena prima dell'inizio dell'inserto. Essa e la larghezza sono misurate in decimi di pollice, ricordando che un pollice è 25,4 mm. Facendo un esempio, abbiamo una cinghia generica di lunghezza primitiva di 51 pollici, passo di mezzo pollice, ricordando che il passo è la distanza tra i denti della cinghia, e larghezza di 3 quarti di pollice, cioè 0,75 pollici. La sigla che le designa è 510H075. H perché nelle tabelle troviamo che questa lettera corrisponde a un passo di mezzo pollice. I vantaggi delle sincrone sono che si possono realizzare elevati rapporti di trasmissione, ottenere velocità di funzionamento elevate fino a 80 metri al secondo dato che la cinghia è più leggera e risente meno dalle forze centrifughe, minori ingombri dato dal fatto che si possono usare pulegge più piccole, e silenziosità data dalla ricopertura sui denti. L'ultima cinghia che vi facciamo vedere è la sincrone. Ne abbiamo a disposizione due ed una l'abbiamo tagliata. Come potete vedere in nero il corpo di gomma, in arancione gli inserti e in giallo e nero il rivestimento. Dalla seconda cinghia potete vedere come lavora per ingranamento sui denti della puleggia. È quasi impossibile che scivoli, a meno che non si rompa qualche dente. È praticamente inestensibile ed è molto leggero. La seconda di tre parti sulle cinghie e catene finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like,
Fateci sapere cosa ne pensate con dei commenti, condividete e non perdetevi la terza e ultima parte dove parleremo di tutti i tipi di catene. Ciao!